Buongiorno a Emanuela Borelli, genitore, è stata attivista nell'ambito dell'associazionismo dell'autismo e oggi la incontriamo e la intervistiamo da indipendente, diciamo, rispetto a questa questione. Buongiorno Emanuela ancora. Buongiorno. Una prima questione che mi sono trovato che sembra, come dire, porre anche la questione intorno all'autismo, quel che viene chiamato autismo, e io lo trago da un libro di quest'anno, scritto da un medico, ed eccolo qua, traduco da francese, tra l'altro. E quindi è un medico che parla. Io scoprivo che gli specialisti di questa malattia non erano che i gestori dell'impotenza medica o medicale, che la medicina giocava la commedia con i suoi servizi, le sue legioni di ricercatori non trovatori, e noi fummo zimbelli. Ma dopo tutto non era inutile, altrimenti come avremmo potuto sopportare fin dall'inizio il peso di tutto questa diagnosi? Ecco, io mi aspettavo che lui dicesse questa malattia, questa cosa, che non è l'autismo in questo caso, posso anche dirlo, è l'Alzheimer, e invece come sopportare la diagnosi. Allora, questo autismo come diagnosi, come concetto medico che può provocare già come parola la paura, come lo distingui nella tua esperienza? Prego, Emanuela. Diciamo che la diagnosi è una bella botta, diciamo, no? Per dirla proprio come sento di dirla. Per esempio nel mio caso, 33 anni fa, perché mia figlia ha 33 anni, anzi aveva 2 anni quando io ho ricevuto la prima diagnosi di tratti autistici, come se ci fosse già paura di parlare proprio di autismo. E questo già è un primo equivoco, perché questi tratti, tu non si capisce bene che cosa significa tratti. Vai a cercare, vai. Io mi ricordo che allora già mi ero andata a rivedere tutti i miei libri, perché vengo da una formazione in psicoterapia, avevo studiato la Klein, Winnicott, andavo a leggermi nei libri tratti autistici e non trovavo nulla che corrispondesse a quello che io, diciamo, vedevo. Poi la diagnosi in sé, per quanto riguarda l'autismo, devo dire che è un mondo estremamente complicato anche a livello diagnostico, perché non sempre si riceve una puntuale diagnosi. Considera che ci sono persone che ricevono quando la persona ha già 10 anni, per esempio, girano le 7 chiese per andare a trovare un esperto. Ancora oggi un po' di meno, diciamo, perché c'è molta più consapevolezza anche in questo campo, che appunto iniziamo dal campo della diagnosi, non entriamo nel campo poi dell'autismo. Però c'è stato ultimamente soprattutto anche un fiorire di diagnosi, uno sbocciare dappertutto di persone adulte che si sono fatte diagnosticare e hanno scoperto di essere Asperger. Uno di questi è il giornalista Nicoletti, no? Che conduce anche una radio di suo figlio, ha scritto libri, ma tanti ne conoscono, di queste persone adulte che sentono di avere qualcosa di diverso, perché ovviamente essendolo non te ne accorgi. Magari passi una vita a scuola che fai la figura dello stupido quando stupido non sei, e poi da adulto scopri che non eri stupido, ma avevi un funzionamento mentale diverso. Ecco, per questo motivo non si parla di malattia per quanto riguarda l'autismo, a differenza dell'Alzheimer, che ci diventi Alzheimer, no? Fino a ieri sei stata una persona normale e poi improvvisamente cominci a perdere la memoria. L'autismo nasce così. Un'ipotesi. Io la tua ipotesi è un'ipotesi, è ancora. un Prego, prego. è un'ipotesi ma
Ma infatti, perché poi di fatto con tutti gli scienziati, gli esperti, gli specialisti dell'autismo, la cosa più vera è che si parla molto di autismo, ma non di persone. Perché se tu parli di persone, ti accorgi che c'è un mondo vastissimo dietro questa diagnosi, tra virgolette. Ci sono appunto, le forme leggerissime che quasi non, tutta la vita non ti accorgi neanche, no, di avere queste forme di autismo. E ci sono le forme pesantissime. Poi nel mezzo, pesantissime non c'entro perché è un mondo che tra l'altro mi tocca personalmente, mi ha fatto mettere in discussione anche tante cose. Poi nell'associazionismo, in tutto ciò che è, ha una cosa importante forse vorrei dire, che per quello che sento io e che ho avuto modo con la mia esperienza di valutare, che la parola autismo è equivoca, perché in pratica è presa in prestito dalla psicanalisi, è diventata una parola che poi riguarda questo vasto mondo di cui ho parlato, ma non spiega esattamente, non classifica, non ti dà l'esatta dimensione di quello che può essere la condizione di una persona autistica e non potrebbe neanche farlo di fatto, perché appunto c'è una varietà infinita di realtà che riguardano l'autismo, che va dal medio al basso funzionamento, così purtroppo lo definiscono, all'altissimo funzionamento. Tutta una serie di equivoci si sono generati. Forse più di 40-50 anni fa, dalle prime diagnosi che sono state fatte, perché poi di fatto c'è stato tutto un percorso fatto anche dalla psicanalisi, dalla psichiatria, che metteva sul lettino le mamme delle persone autistiche, perché si individuava nella madre, cosiddetta madre frigorifero, la causa dei problemi dell'autismo, ma che così. Di fatto non era, oddio, i problemi ci sono sempre. Per esempio, se la persona decide di andare a fare una terapia, una psicoterapia, un percorso analitico, perché sente di avere dei problemi e vuole crescere in questa dimensione, vuole capirsi e ha un figlio autistico, ben venga la psicoanalisi. Ma che si pensa di curare la persona, il figlio autistico mettendo sul lettino la madre? La Che famiglia poi ho intera anche. la famiglia intera, ma io conosco persone che si sono vendute la casa per pagare la terapia, la psicoterapia, Questa senza arrivare sarebbe la a. questione che non è riservata all'autismo, no? E anche l'Alzheimer ha qualcosa di questo, cioè se noi andiamo a Certo. leggere molti dei libri sulla questione dell'Alzheimer, come io ho fatto anche con l'autismo e continuo a fare tra l'altro, ci si accorge che, ma anche sulla balbuzie, no? Io ero un pesantissimo balbuziente da bambino e anche da adolescente e anche da adulto. Nella prima e forse seconda maturità, anche se il termine maturità è decisamente improprio nel mio caso. Ma la questione non è facile. Non è facile. Io ho perso il filo da intervistatore, non capita quasi mai. No, va bene. È giusto che capiti. Non, no, proprio l'ho decisamente perso questo filo. E quella che è questa Della impostazione rispetto alla diagnosi, noi dovremmo chiedersi com'è appunto rispetto, come dici tu, alle persone. Cioè, ma qual è l'esperienza effettiva? E quindi che cosa? Sì, io dicevo. Il tentativo era quello che a me emerge dalla questione della balbuzie, di mettere sul lettino la società intera. Ora, non è semplicemente questo, ma c'è qualcosa di questo. Sì. Nell'Alzheimer c'è una cancellazione a memoria? Ma il discorso attuale e anche come sta andando questo pianeta in questo momento,
Addirittura c'è questo movimento che si chiama cancel culture, non so come cacchio si pronunci in inglese, la cultura della cancellazione. Viviamo in una cultura della cancellazione. Se Sì. lanciassi lì la mia provocazione segreta, quindi assolutamente in segreta e esoterica, ma sembrerebbe, per impiegare altri termini, una anoressia della comunicazione sociale, quasi come viene data raccogliendo elementi sparsi, l'autismo. Cioè, se l'Alzheimer è una cancellazione della memoria sulla quale insiste moltissimo la società, qui si tratterebbe di una anoressia, di un non accoglimento, presa come rifiuto, ma di una non accettazione della comunicazione sociale. Perché? Perché questa comunicazione sociale che abbiamo noi per lo più è la sua negativa, la sua negazione. È assolutamente cancellazione sociale. Cancellazione Diciamo sociale. che è disturbata anche, diciamo che è disturbata. Sì, d'accordo, Per ma me, dico, ecco, una cosa, prego. un aspetto che potrebbe, ritornando alla diagnosi, essere estremamente invalidante è la diagnosi stessa. Nel senso che tu, al momento in cui ricevi una diagnosi, sei bollato. Allora, se la diagnosi non ce l'hai, tu cerchi in pratica come risolvere quel problema là che c'ha quella persona e ti metti, diciamo, in opera per trovare dei rimedi che possono essere a carattere scientifico, vai dallo specialista così, ma anche casalingo, perché non ci dimentichiamo che tante cose che oggi pensano di aver fatto la scoperta dell'acqua calda, ecco, quello a me mi disturba. Sono state scoperte già tantissimi anni fa, solo che ce le siamo dimenticate. Un Alzheimer sociale si potrebbe dire, no? Tantissime cose potrebbero essere messe in campo con una semplicità e forse anche un dispendio economico e anche energetico. Invece si vanno a cercare tutta una serie di apparati, di situazioni. Per esempio, anche io penso ai corsi di formazione sull'autismo. Ce ne sono un'infinità, ma perché ce ne sono anche un'infinità di metodi e poi ci sono le diatribe tra associazioni e associazioni, ci sono quelli che si avvicinano, Tra approcci differenti e tra l'approccio approcci magari differenti. l'approccio familiare, l'approccio. Sì, ma poi anche diatribe che hanno sconcertato le famiglie facendoli andare addirittura in America. Io penso al periodo delle camere iperbariche. Ci sono persone che hanno portato i figli a fare la disintossicazione dai metalli pesanti e allora si facevano in America, facevano questi viaggi per in pratica credere nel miracolo, no? Che questa disintossicazione dai metalli pesanti avrebbe migliorato la vita del proprio figlio. Poi in Italia con le camere iperbariche, poi persone che si sono avvicinate al discorso dei vaccini, si è attribuita tutta la responsabilità della. C'è stata anche questa teoria bidone, secondo me. Ma tantissime, ma guarda che sono un'infinità. Allora tu mettiti nei panni di un genitore che non è attrezzato perché scopre che non riceve una puntuale diagnosi. Il mondo della scuola è sconcertante perché quando devi portare un figlio a scuola con diagnosi di autismo, apriti cielo. Cioè, lì dipende con chi capiti, se c'è l'insegnante di sostegno che c'è un minimo di formazione sull'autismo e non basta perché oltre alla formazione ci vuole la pratica, l'esperienza, il collegamento con quello che si fa a casa, perché non bastano quelle ore a scuola, no? Per dire, per risolvere certe problematiche. E lo studio spesso per un ragazzino autistico significa una stanza a parte, perché ci sono effettivamente questi problemi di relazione, problemi che se la persona autistica è inserita in una classe non si sa che programma, diciamo, deve essere attivato per questa persona che fa? Farà i dispetti, si metterà in atto e l'insegnante sclera. Possiamo dire che la questione importante,
sembra avere risposte anche familiari e sociali che possono avere altri posti di gioco. Comunque la questione è quali sono i dispositivi di vita, quali sono i dispositivi di lavoro. Esatto, l'organizzazione Io dei non posso servizi. Perché sostituire parlo di i dispositivi di vita. organizzazione dei servizi? Perché, per esempio, una delle prime cose che ho imparato, sto parlando di forse 30 anni fa, 25 anni fa, diciamo, in uno dei corsi che feci di parent training, no? In cui c'era questo psicologo che purtroppo è morto, è caduto pure da una montagna, poveraccio, facendo un'escursione. È una delle persone con molta esperienza sull'autismo, qui non parlo di esperto massimo, ma persone che ha messo in pratica in Italia quello che aveva imparato in North Carolina, facendo un'esperienza diretta. E lui ci ha portato a conoscenza che nel North Carolina, appunto, forse 40 anni fa, non so quanti anni fa sono passati, questo gruppo di famiglie organizzò una rete di servizi per l'autismo che poi in Italia ha preso nome TEACH. Il famoso approccio TEACH, che è un approccio che si basa appunto che viene confezionato su misura per la persona, non è un metodo che va bene per tutti, ma si basa sulla conoscenza di quella persona, di quello che sono le sue peculiarità, le sue difficoltà, se parla, se non parla. E lì la rete di servizi si attiva con queste famiglie per far sì che questa persona possa vivere in un contesto sociale e non in un mondo a parte, però a parte deve anche addestrarsi a vivere, perché quello dell'autismo è brutto dirlo, ma è come un addestramento militare. La persona con autismo, per essere inserita in una società, anche la società si deve curare di com'è questa persona, ma per il suo bene deve orientarsi. E una delle difficoltà tipiche di persone con autismo è che sono disorientate, cioè loro non ragionano per astratti, per teorie, ma hanno bisogno concretamente, per dire, di valutare la realtà che li tocca. Allora, io prendo ancora e prenderò sempre uno spunto sulla linguistica di queste questioni, sull'intellettualità di queste questioni. E Esatto. appena accennato che sono persone disorientate. Sì. Senza mettere, non è così parodistica la cosa di mettere la società sul lettino, ma di leggere l'onda. Dove l'oligarchia mondiale, quindi anche l'Italia, e quindi anche poi tutti questi approcci vanno, al di là di sapere se è una banda di quattro che organizza tutto o se è l'ideologia ormai che marcia da sé e che sta governando queste società, anche quelle orientali. Hai detto, sono disorientato. Ma hai appena una sensazione che questo pianeta abbia un orientamento di vita in questo momento? Beh, adesso siamo disorientati tutti. Adesso, secondo me, Ma l'essere disorientati è una condizione umana, cioè tutti nella vita siamo stati perché è mai disorientati. stato in alcuni? Perché Non ho capito. diventano la vittima designata? È la Perché? vittima designata perché c'è una diagnosi, quello che dicevi tu all'inizio. Ma La allora diagnosi mette andiamo a parlare con avanti. la questione della diagnosi e non con la questione Sì, dell'autismo. esatto, Poi c'è che l'autismo un'altra questione. c'è da metterlo in evidenza questo, non è una malattia. Tutti quelli che parlano di malattia quando parlano di autismo fanno un errore e un danno anche, perché inducono le persone a ragionare sull'autismo in termini di malattia, di cura. L'autismo è una condizione umana che riguarda alcune persone che nascono così, con un funzionamento mentale differente. Che Si domanda. definiscono adesso neurodivergenti, per dire. Adesso c'è una nuova ondata che riguarda soprattutto le persone Asperger ad alto funzionamento, che loro amano definirsi neurodivergenti proprio perché non vogliono rientrare in questo caotico. È un'altra etichetta, e anche questa È ha un'altra un'altra etichetta, anche quella, etichetta. certo. Allora vengo a una questione
enorme, no? Che è quella che non è che questo business di cui adesso darò un elemento, no? Che ho reperito proprio sulle pagine di questo gruppo su Facebook che hai avviato da poco, no? Sull'autismo. No, sono 10 anni. Ma di Sono questo 10 anni che esiste aspetta, Autismo a Sorpresa, che è un gruppo, e perdona, la ho pagina pubblicato che recentemente, allora oh, sì. è, sì, e la pagina che è Autismo e Persone, che prima ha avuto altri nomi perché era legata all'associazione che avevamo, Spazio Autismo, ora è diventata Autismo e Persone. Ok, un testo che ho letto su autismo sorpresa, è questo che dice, è recentissimo, no? Che quello che è ritenuto, è il giornalista che ne parla sull'Avvenire, no? Avete messo questo testo, quello che è ritenuto l'esperto mondiale dell'autismo, si chiama Simon, possiamo anche trovare il nome, che forse anche è un po' pubblicitario del suo libro, questo scrittore, Certo. Simon Baron Cohen dell'Università di Cambridge. Ah, Baron Cain, sì, è un Allora, personaggio, sì. ritenuto. Allora, veniamo dunque, sono andato a leggere. Io potrei dire, prendendo a modello questo che non enuncio ancora, io potrei dire che si vede l'autismo. Arriva uno e dice, manca la comunicazione. Arriva l'altro e dice, non è andato bene dalla nascita. Per esempio, per un'anoressia della figlia importantissima di un grande critico, giornalista, direttore della catena, come la chiamano, del canale televisivo, eccetera, la figlia diciottenne, in disaccordo con tutto, prese il motorino, si fermò dove andava a prendere il metro per la scuola e si è buttata sotto e non c'è più. Lui disse, è nata fuori dal paniere. Ho capito, ma che paniere è il tuo? Che paniere è? Possiamo fare l'analisi di questo intellettuale? No. Perché sembra ancora una volta io dovrei spingermi a leggere la corda nella casa dell'impiccato. Difficilissimo, no? È difficilissimo anche per noi parlare molto di più per te, ma è difficile parlare di queste cose. Io metto in gioco questa cosa minima, ma che fu enorme, cioè da balbuzie della mia infanzia. Fu enorme lo spreso, il disprezzo per le persone balbuzienti. Io l'ho avvertita che minimo sono andato a diventare un esperto della questione della vittima, dell'Inquisizione, di questo, di questo, di quello, perché io mi chiedevo, capito, io ho un problema, ne vedevo Sì. 100.000 davanti a me e voi non diventate vittime, cioè, perché non siete presi come bersagli voi? Tutti questi corrotti nella politica, per essere molto breve, perché non sono bersagli? Sì, una volta ogni tanto, ma non è che devono essere presi come bersaglio, possiamo leggere questa questione per vivere in un'onda più leggera, no? Non è solo una tradizione ebraica, ma quando qualcuno se ne va c'è questo augurio post mortem che non vale niente, forse, o che vale qualcosa per chi resta, ma che la vita ti sia stata lieve. Ma possiamo fare che la vita ci sia lieve? Possiamo Quando interpretare. siamo vivi? Allora, che cosa fa il più grande ritenuto? Solo ritenuto. È ritenuto da chi? Dagli altri esperti come lui, da questo business. Allora, lui, per una questione linguistica mancata, perché mi stai dicendo molte questioni, l'abbiamo detto, è un'intervista conversazione più che solo un'intervista. Certo. Noi ci troviamo, arrivo dunque di questo qui. Lui dice che cosa vede quando lui vede l'autismo, ma l'autismo si ascolta, non si vede. Se io lo vedo, lo bollo, lo etichetto. No, io vedo il balbuziente, allora cosa vuole questo balbuziente, no? A me non piacciono nemmeno gli attacchi sui i presunti difetti fisici, no? Ma quante se ne prende sto piccoletto di politicante o politico solo perché è piccolo? No, no! Certo, sono Funziona, d'accordissimo. Sì. no? Oppure cos'è successo per quella giornalista bravissima? Ah, non è
non è etichettabile socialmente bella, non è la bellissima, vorrebbero una bambola gonfiabile al posto della giornalista. Tutti questi atteggiamenti sono veramente infami. Poi ci sono, per chi ama le graduatorie, ci sono ben altre infamie, d'accordo, insomma, no? 170 milioni di morti nel secolo scorso dovuti ai funzionamenti burocratici tra Però, guerre. se tu ci pensi bene, è un sistema che prevede questa etichettatura. A me, non so, in quello che dici sto pensando a chi fa outing, no? A un certo punto, non c'entra niente, ma parliamo delle persone omosessuali, perché sono quelle un po' più prese che adesso va come di moda questa cosa. A un certo punto uno si dichiara omosessuale. Io, per esempio, per come sono fatta, a me dà fastidio il concetto di fare outing. Perfetto. Perché? Ma perché io ti devo raccontare le mie... Ma la Cioè, questione è se che io sono una persona per bene, non faccio del male a nessuno, ho i miei gusti, così, ma saranno pure cavoli miei. se posso risponderti come una battuta, la domanda idiota, ma che serve per la satira, è: ma perché milioni di eterosessuali non fanno il coming out? Certo. Cioè, Che poi magari sono anche più perversi, che hanno delle Da sfumature anche ventina più di perverse di assurdo, quanto può averle ma un vabbè, questo omosessuale. è il modo comunque che si è trovato per parlarne, però occorre intendere che anche questa è una, sì, è un'etichettatura e quindi è un'idea sulla questione e nessuno ha l'idea sulla questione. Della questione intellettuale nessuno ha l'idea, è per quello che possiamo Certo, anche ma poi ci parlare. sono anche i soggetti che non hanno bisogno dell'etichettatura. Al presunto maggiore esperto mondiale dell'autismo. Che cosa ha scoperto? Perché bisognerebbe anche dire così. No, cioè, tu sei un genio, cosa hai inventato? No. I campioni del mondo di questa specialità o dell'altra specialità inventano qualcosa. Allora, che cosa ha inventato lui? Se noi andiamo a leggere che cosa ha inventato e dovessimo rispondere. Lui non ha inventato, lui è il trampolino di lancio di una parola inventata prima, che tra l'altro è inglese, ed è empathy, no? Quindi è empatia. Allora, e che cosa vede? Lui vede l'autismo e dice, qui manca l'empatia. Adesso, io vedo l'autismo e vedo un'altra cosa, io, tu, zero finanziamenti per ciò che noi vediamo, tra l'altro non lo vediamo. Per quel che analizzi, per quella che è la tua esperienza, per quel che ci stai testimoniando. Allora, su questa ricerca dell'empatia, volendo fare l'epidemiologia, eccetera, eccetera, 10.000 schedati, altro che etichettati, sono Esatto. stati dati 4 milioni di euro. Perché l'eccellentissima scrittrice di fantascienza, Elisabeth von Arburg, che vive di origine francese, che vive in Quebec, e i suoi libri sono bellissimi. Non ce n'è ancora uno tradotto in italiano, ma nell'ambito anglofono e francofono è molto nota. Perché non finanziamo lei per la sua fantascienza, che è perfetta, che è molto bella, piuttosto di quella che è ancora fantascienza, ma insomma ha già dato il film e tutto, ormai è finita come filone. Oggi sono finanziati ancora scienziati a suon di milioni di dollari sulla ricerca del viaggio nel tempo, che è una bufala perfetta, perfetta, che ha i suoi agganci, eccetera. Allora io dico, ma allora finanziamo che la favola è molto più interessante e bella di questa scrittrice di fantascienza. Qual è la questione che si pone questa scrittrice? E se le donne governassero? Tutto qua, poi bellissimi tutti questi libri, ma è questa la questione. E se le donne governassero? Ieri ho visto la foto, tutti felici di finalmente di essere stati accolti in una platea araba, è stato accolto un non arabo. E la mia questione era, scusate, ma una donna in tutta questa foto? No, proprio no, neanche la fotografa, presumo, perché per fotografare si deve togliere il velo.
Queste questioni sono enormi. Allora, Enormi, ma disturbano. Sono situazioni che disturbano, ma anche il sistema anche di alcune donne, perché sono più pronte probabilmente ad accogliere questa normalità dettata dal patriarcato, dall'essere in un certo modo, perché è più rassicurante. Perché è ovvio che in ogni condizione che tu intendi mettere in discussione, devi lottare e devi essere pronto a lottare. Quando tu dici una cosa, non basta che dici una cosa, perché quella cosa resta lì e poi viene dimenticata, ma devi poi creare, diciamo, un rafforzare la mentalità pronta a ostacolare quella cosa lì. Certo, non puoi vivere di lotte. Io lo so perché ormai ho una certa età e oltre al tema, diciamo, dell'autismo, così mi sono dedicata anche a gruppi che riguardano il femminismo, che riguardano la condizione della donna, e ancora oggi lo faccio nel mio piccolo, perché poi ecco, devo dire anche questo, che alcune battaglie importanti tu le affronti più nel piccolo che nel grande, perché è facile parlare dell'universo mondo che devi cambiare, no? In teoria. Ma quando poi tu sei a casa tua, nella tua condizione che vivi e accetti certe cose, diciamo, le fai passare, in realtà non stai lottando niente e dentro di te poi lo sai che stai agendo nel falso. Non ti stai riconoscendo il valore che hai, perché ognuno nel suo piccolo, nel suo territorio. Perché io parlo spesso anche per quanto riguarda l'autismo, di territori, perché è il tuo territorio che fa la differenza, non è la nazione, il Senato, sì, come Obama quando è stato eletto presidente nella sua lista di cose c'era anche l'autismo, perché effettivamente l'autismo ha un forte impatto sociale. Bisogna che le nazioni tutte si rendano conto che devono attivare delle politiche sociali per fare qualcosa di concreto per l'autismo, che poi vai a guardare, non sanno neanche che cosa fare esattamente, perché appunto vanno a intervistare il Baron Cohen, vanno a intervistare quell'altro, ma poi nel territorio quello che manca continua a mancare. Quindi bisognerebbe che ognuno, c'è cioè la giornata della consapevolezza dell'autismo che è il 2 di aprile, no? In cui fanno questi film dove tra l'altro rappresentano sempre persone ad alto funzionamento, che bello quello che fa il cuoco, non so se l'hai visto, Quanto basta il film, carinissimo, no? Sto ragazzo che fa il cuoco, che cos'è? Poi c'è tutto un mondo di persone autistiche che invece non può andare a fare pizza out come quest'altra esperienza di questi pizzaioli, che sono esperienze bellissime, ma riguardano appunto un universo di persone gestibili, in grado di stare nel sociale. E le persone, paradossalmente, succede questo, che le persone diagnosticate gravi, la gravità nell'autismo, a mio avviso, è grave per la mancanza di servizi adeguati per quelle persone. In questo senso che queste persone, a causa di questa mancanza, diciamo, di interventi a loro che cambierebbero e migliorerebbero la qualità della vita, c'è il nulla. Quindi queste persone sono destinate ad essere sempre più gravi. Io ho visitato si parla di dopo di noi, perché poi il dramma di molte famiglie che hanno appunto un figlio autistico con un autismo importante, grave, una forma diciamo difficile da sostenere quando diventi anziano, che devi affrontare delle realtà, le cosiddette residenzialità, le RSD per persone disabili, in Italia si conteranno sulla punta di una mano quelle che funzionano un po' meglio. Le altre, io le ho visitate, sono dei manicomi. Dicono che li hanno chiusi i manicomi, ma non è mica vero, eh. Io ho visitato addirittura una realtà nel milanese in cui sconcertante, e poi tra l'altro ci lavorano anche medici con una professionalità abbastanza importante a livello di farmaci, di assistenze, cioè, c'erano le stanze
fino al quarto piano, mi pare. Tu vai al primo piano e ci sono quelli che socializzano, cantano, suonano. Vai nel secondo piano, ci sono quelli che escono poco dalle stanze, così vai nel terzo piano. Nel quarto piano ci hanno fatto entrare a me e mio marito in una stanza dove c'erano queste persone che camminavano così come zombie, con la saliva che usciva dalla bocca, perché sai che quando si prendono molti farmaci purtroppo la salivazione aumenta, no? Sono tutti E farmacologizzati, ma perché? Ma sì, perché? ma questi quando ci hanno visto, tu devi vedere, sembrava che avevano visto Dio, avevano visto un essere umano. Ci sono avvicinati, a mio marito uno gli è andato in braccio, gli si è seduto in braccio. Guarda, non riesco neanche a parlarne di questa cosa, perché poi ovviamente vedi queste cose e pensi a tua figlia, che fine fa? E tu sai che se le persone sono trattate così, solo a livello di farmaci, sì, avranno avuto qualche TSO, qualche momento sconcertante della loro vita in cui hanno fatto saltare i mobili di casa, eccetera, eccetera. Però nel contesto, quella persona, se vivesse una vita a lui adeguata, non so, in una realtà magari di campagna in cui possono lavorare la terra, fare delle cose, ci sono questi familiari che stanno iniziando ad attivarsi in questa cosa. Ma in Italia è difficile, perché le regioni non ti danno le strutture, ti devono accreditare, ti devono finanziare, non ti finanziano, poi finanziano cose che magari sì, hanno a che fare con tipologie di handicap, ma tipologie di handicap trattabilissime. Pure io sono capace di fare l'appartamentino per la persona che può essere autonoma, basta che gli vai a casa, gli dai quella cosina là, va benissimo. Ed è difficile pure quello, tra l'altro, eh. Invece per le persone cosiddette a basso funzionamento, con problematiche comportamentali, non gli resta che diventare sempre più problematiche comportamentali, sempre più difficili, fino a che i genitori non ce la fanno più a gestirli a casa, ovviamente, perché non basta una famiglia per gestire un personaggio che poi il più di questi mangiano, diventano omoni giganteschi che se ti prendono, per dire, ti fanno saltare, no? Io conosco racconti, tra l'altro, perché ho chiamato il gruppo anche Facebook Autismo a Sorpresa, perché a volte si scherza tantissimo su questi paradossi di questi giganti buoni anche, no? Che magari gli gira pure a loro dei momenti, diventano cattivi perché fanno una realtà di vita, vivono una vita che non è adeguata a loro. Loro dovrebbero avere un supporto, diciamo, un'organizzazione di servizi, frequentare altre realtà che sono adatte a loro. Basta l'organizzazione, questa parola organizzazione, di cui le persone autistiche, soprattutto a basso funzionamento, hanno molto bisogno, non esiste. Le famiglie diventano matte. E poi ci sono gli autistici, invece, per fortuna alcuni ad alto funzionamento, Asperger, che hanno scritto dei libri stupendi, meravigliosi, che in parte ci hanno aiutato anche a capire il mondo di quelli più difficili da trattare, di comportamentali, li chiamo io, no? Che hanno dei disturbi del comportamento. Persone ad alto funzionamento, anche come la Temple Grandin, che è un ingegnere, come si dice, lei si è inventata addirittura, non so se tu l'hai mai letto qualcosa di Temple Grandi, c'è anche un film bellissimo che si chiama proprio così, Temple Grandi. Lei è diventata ingegnere, adesso è anziana, è più anziana di me, credo anche. Ingegnere mi viene da dire agricolo, ma non basta, perché lei ha studiato molto le mucche, gli animali, i comportamenti degli animali, perché le mucche erano disturbate da certe cose, le ha riportate al suo autismo. Ci sono dei momenti anche abbastanza significativi che ci hanno aiutato, a me mi hanno aiutato in parte a capire mia figlia. Per esempio, Zappella anni fa parlava della holding, di tenere il bambino stretto durante delle crisi così. Lei, secondo me, è andata avanti con il suo autismo perché ha spiegato dei momenti di crisi, come era ospite da ragazza in questa struttura agricola degli zii, dove le mucche per fargli una puntura, mo non mi ricordo, avevano sti macchinari che le prendevano, le acchiappavano e le tenevano bloccate.
Lei era lì quando ha visto questa mucca presa da questo macchinario di ferro che la teneva contenuta, si è avvicinata e ha messo la mano nel cuore della mucca e ha sentito che questa mucca si calmava. Il battito del cuore, paradossalmente, no? Uno che ti acchiappa così ti viene in infarto, no? Perché ti sta. Invece questa mucca, i battiti automaticamente si rilassava. Allora, quando gli è presa una volta una crisi a lei, che era ancora da sua zia, è andata in questo macchinario e si è stretta. E poi che è successo? Che quando è andata all'università, perché poi lei ha frequentato l'università, è bellissimo questo film da vedere per chi non l'ha visto, era entrata in crisi, appunto, e si era calmata. Quando è andata all'università, lei si è costruita la macchina degli abbracci. Perché essendo ingegnere, lei costruiva queste cose, che è bellissimo. Sono i Sono dispositivi, dispositivi, bravo, sono dispositivi che lo scienziato, il cosiddetto esperto, ci arriva, uno studio, ma magari prende pure da là, però non lo dice. Invece una persona autistica è stata forse più utile al mondo di chi l'autismo lo vive a capire questa cosa. Per esempio, per mia figlia non funzionerebbe mai la macchina degli abbracci, perché è una che se la contieni e lei non vuole, vai passi. Forse noi non la sappiamo contenere perché. Non c'è il dispositivo comune, non c'è il dispositivo identico a sé, Esatto. uguale per tutti. Tuttavia, si tratta Esatto. di inventare in ciascun caso Esatto. dispositivi di vita. Quando tu dici servizi, non è semplicemente che è la società che deve apprestare il servizio, ma la società dovrebbe essere, come dire, all'ascolto, insomma, dovrebbe essere civile e quindi all'ascolto Sì. anche delle esigenze. E là dove queste esigenze arrivano a porre qualche dispositivo, forse anche quello che quelli lì hanno voglia di andare a fare una coltivazione e di olive in collina, beh, piuttosto di tenersi tutti questi boschi con niente, noi Esatto, finanziamo bravo. questa cosa, al posto di finanziare, insisto, al posto di Certo. finanziare per 4 milioni di euro, senza contare tutti gli altri finanziamenti, la ricerca di una intorno a un'imprecisione linguistica, perché non è una precisione linguistica dell'autismo da parola empatia. Io posso, da poeta, posso inventarne molti di più, ok? Beh, di questo si tratta, di finanziare quel che qua e là viene posto come esigenza, ma forse anche che oddio, arriva nel paese qualcuno che riesce a parlare con ciascuno. E noi tiriamo su una tensostruttura e veniamo a fare una serie di 12 conferenze lì. Non ci saremo per tutta la vita, ma la facciamo. Visto che si fa questo, può il comune mettere a disposizione il terreno, la provincia, la tensostruttura affittata per un mese? Cioè, non lo so. Dico, sono dettagli così, no? Sono De dispositivi dettagli, ma sono anche importantissimi. innovazioni. È come se venisse meno anche la creatività che è nel cambiamento in sé. Non so, a me mi ha fatto pensare anche a un altro aspetto di una cosa che mi ha appassionato per un periodo della mia vita, quando mia figlia andava a scuola, il discorso delle cooperative learning. Mo non mi ricordo tanti particolari, ma avevo letto i testi. Che sarebbe questo approccio che si chiama appunto cooperative learning, che consiste nella modifica della struttura delle scuole, che invece che fare le aule si creano dei gruppi di studio, dei gruppi basati un po' anche sulle capacità di quel gruppo, perché spesso, per esempio, viene detto la persona che ha un ritardo mentale o autistica o qua o là blocca il progresso di quella classe, lo studio, eccetera, eccetera, che poi non è vero, perché poi bisogna pure lì inventarsi un metodo. L'insegnante si deve inventare un metodo per tenere quella classe, che ognuno sarà diverso, no? Non puoi pensare che la scuola funziona allo stesso modo per tutti. Cooperative Learning ti permette di creare questi gruppi, metti di 5-6 persone, che devono produrre in gruppo. Non esiste più il voto che io do a te, ma sarà quel gruppo, no, in cui metti, c'è il gruppo ad alto funzionamento, non parlo di persone con handicap,
ma proprio di persone, diciamo, normali, anche se non mi piace il termine, che possono avere al loro interno persone molto più evolute delle altre, che è giusto che quel gruppo vada avanti in uno studio caratterizzato dalle loro abilità. Com'è giusto che le persone che hanno un minor rendimento formano quel gruppo che insieme si sostiene nello studio, quindi non è la persona, per esempio, diversa da sola in quella classe, che spesso è guardata perché è diversa, perché rompe le scatole, perché ovviamente se rompe le scatole pure lei, perché in un programma che non capisce qualcosa deve fare pure lei, no? Quindi invece si viene a creare. Questa cosa no, aveva preso piede in un istituto superiore qui a Cinisello Balsamo, in cui ci hanno fatto il consiglio di classe, avevano aperto questa sperimentazione che poi è andata a finire nel nulla. Per dire queste cose che secondo me sono eccellenze, se soltanto qualcuno, qualche comune, qualche persona di buona volontà si concedesse di sperimentare, che poi anche la parola sperimentazione, che noia, ci sono cose trite e ritrite che le sperimentiamo continuamente, sono sempre quelle, ma dobbiamo fare qualcosa? Dobbiamo andare avanti o dobbiamo rimanere nella sperimentazione in eterno? Mi hai fatto pensare a una cosa Eh? semplice. Io non ho mai letto, se non adesso, tutte queste terapie che si chiamano così: musicoterapia, ipoterapia. E mi ha fatto pensare, facendo io anche questa cosa singolare che è il cuoco, e mi ha fatto pensare che in effetti è vero, se io come cuoco andassi ovunque a fare qualche lezione. Beh, interesserei ciascuna equipe. La cucina non ha, nessuno è esente dalla cucina. E io capisco che potrebbe sembrare rivoluzionario fare un corso di cucina, no? Come hai accennato a Pizza Out, Sì. io potrei fare la cucina out e altre cose. È certo che funziona, ma perché funziona? Beh, in un'esperienza oppure. In una vita in cui poca musica, pochi gatti, pochi cani, pochi cavalli, poco cibo, è tutto confezionato, è chiaro che se io faccio musicoterapia si svegliano. Ah, la musica, ah, la cucina, ma forse sono dispositivi, cioè, sono dispositivi di vita. Sì. Io, che se sto zitto, potrei farmi passare per intellettuale e avrei potuto insegnare, eccetera, ho anche insegnato, ma avrei potuto farne a meno della cucina. No, a ciascuno la sua vita. Io non posso farne a meno la cucina. Se il famoso scrittore in prigione gli viene tolta la penna e la carta e si suicida, tu non puoi a nessuno il cruccio e il bello della sua vita toglierlo. Perché è un'interrogazione sulla vita. Ciascuna di queste cose che viene considerata come, che viene demonizzata, che viene considerata un male, è un'interrogazione sulla vita. E per quella che è non comunicazione, non ti sembra che sia una richiesta di comunicazione a tutt'altro livello, a tutt'altra vita? Sì, Ti sì, sì. posso fare una domanda conclusiva, perché noi andremo avanti e lo intendo, ma ti faccio una domanda conclusiva. Non dico. Se l'autismo, che potrei anche reggerlo io, se l'autismo fosse un'altra cosa da quello che i saperi di super esperti dichiarano, due punti, no, starò più leggero. Sospendiamo per un momento tutto l'armamentario sapienziale intorno all'autismo. Qual è la tua testimonianza dell'autismo? Beh, Potrei la dirlo mia in modo che testimonianza. cos'è, ma non possiamo rispondere a che cos'è. Quindi, qual è la tua testimonianza civile dell'autismo, senza andare a leggere tutti i libri che abbiamo letto, eccetera? Oppure, se vuoi, visto che l'ho accennato prima, che esigenza è l'autismo, se potesse adempiere a se stessa? Che Che cosa ti. esigenza? Ma che Grazie. esigenza non ti so rispondere. Io ti posso dire che per me l'autismo ha determinato un cambiamento della mia vita,
un po' per la condizione, un po' per la comprensione di quello che potevano essere i problemi di mia figlia, un po' perché, ma i problemi di come io stessa poi mi ponevo nella vita, per esempio nel rapporto con psichiatri, con tutto un mondo che io in teoria avevo studiato, avevo frequentato, eccetera, eccetera, ma che per me l'autismo, guarda, faccio fatica a spiegare che cosa ha significato veramente. Posso solo dire questo, che tutto il pensiero sulla vita che io potevo avere prima che nascesse mia figlia e che entrassi nell'autismo reale e quotidiano, non ha più avuto senso. In pratica è come se avessi dovuto scoprire un altro senso nella vita, un po' quello che si dice anche quando sei in terapia. È come se tu sei incinta di un bambino e poi quel bambino, quando nasce, non è più quel bambino che tu aspettavi, ma è un altro. È un altro che non solo non risponde a quello che tu pensavi, ma anche la maternità. Io penso di essermi posta, che forse poi è stata più la mia salvezza, più che come madre, come donna. Io ho sempre cercato il mio senso come donna più che come madre, perché come madre ero preoccupata, ero inabissata nelle profondità di mia figlia, di quello che era, di quello che mi toccava vivere, eccetera, eccetera. Ma come donna poi io dovevo trovare un senso per la mia vita. Dovevo ripescarmi, tirarmi fuori da quella condizione di madre per vedermi io che cosa ero pronta a fare. Perché poi tante persone vigliaccamente scappano anche da certe realtà. Io scappo o resto? E se resto, che vita mi tocca fare? Perché devi essere pronta a farla quella vita, non basta mica. Perché per certi versi non dico che è umiliante. Ma quando poi, per esempio, diventi, tra virgolette, esperto dell'autismo tuo, perché un genitore diventa esperto del proprio figlio, si informa e spesso invece è trattato da deficiente, quando va, appunto a chiedere un servizio, quando va a colloquio con lo psichiatra, quando il figlio diventa adulto e lo psichiatra al primo campanello dice aumenta le gocce di Talofen, l'olanzapina, dai il Risperdal, dai quello. Poi tu sai che la risposta comunque non è farmacologica, perché che arriva a 1.000 gocce, ma poi il problema resta uguale, perché mia figlia deve avere un senso per la sua vita. Ma questo senso glielo devi dare tu. È come se tu non basta che dai un senso alla vita tua, ma lo devi dare pure alla vita di tua figlia. E se non lo sai dare alla tua di vita un senso, come puoi darlo alla vita di tua figlia? Quindi tu sta figlia la sopporterai, farai come fa la società in pratica, no? Ci mette una pezza dal farmaco e si è tolto il problema. Ma anche in casa spesso si vive quella condizione. Io ho vissuto momenti di insopportazione per mia figlia enormi e sono arrivata a non sopportarmi più nemmeno io. Non parliamo poi della depressione, dei momenti che ovviamente ti toccano, ma ti toccano perché sarebbe normale se non ti toccassero. E poi trovi quell'umorismo, quel paradosso, soprattutto devo dire a contatto con altri genitori, quelle forme di pazzia, no? So perché ho chiamato appunto autismo a sorpresa, perché la sorpresa viene proprio innanzitutto, di questo autismo che ti sorprende. Perché spesso, per esempio, io ho visto in mia figlia una luce di consapevolezza e di cose che non mi aspettavo di vedere, perché tu sei abituato che quella non parla, non è in grado di intendere e di volere, c'è scritto nella diagnosi, non è in grado di compiere gli atti dovuti della vita, però la vita si compie, la vita va avanti e questi atti pure vanno avanti, no? E allora tu devi dare un senso. E in questo senso, per esempio, una cosa molto, molto proprio terribile è la solitudine delle famiglie davanti all'autismo. Una solitudine indescrivibile. Siamo soli perché poi quando c'hai un figlio che non risponde a quello come gli altri figli, tu diventi solo, amicizie ti abbandonano, a scuola ti fanno storie, feste di compleanno.
non te li danno perché se no tua figlia è diversa e anche tu poi diventi famiglia diversa. Io poi dopo 7 anni ho avuto la fortuna faticosa di avere un altro figlio che mi ha portato in un'altra dimensione. Quella è stata veramente una salvata, perché devo dire non una salvata perché mi ha portato risposte, mi ha portato caos. Però in quel caos tu in qualche modo te la devi cavare. E io ho scoperto che nel caos, certe volte, di una famiglia è un paradosso anche questo. E le situazioni vengono, i nodi vengono al pettine quasi automaticamente, perché non c'è tempo per farsi tante menate sulle teorie, ma devi affrontare quella realtà. E io ho visto mio figlio piccolino, 7 anni di differenza con mia figlia, quando erano piccolini, che mio figlio, un anno mi ricordo, gli apriva la bocca, giocava a fare il dentista, no? E mio figlio non si faceva neanche lavare i denti da noi. Col fratellino apriva la bocca, lui gli metteva, sai, il coso dei ghiaccioli, il legnetto, gli apriva la bocca, la faiala, ah! Non è possibile. Per dire, a volte quando le cose più banali del mondo diventano possibili. Per esempio, ci ho messo tanto tempo a far capire anche agli educatori, perché mia figlia frequenta un CDD, che mia figlia era in grado di capire il linguaggio parlato, cioè non è in grado di capire tante cose, però per esempio, se tu gli chiedi delle cose, lei a volte le fa e quando a volte le fa, tu ti accorgi che le ha capite. Quindi devi fare appunto anche molta attenzione a queste etichette, ma non solo etichette teoriche, in questo caso sono proprio etichette che tu dai per scontato che hai a che fare con chi non è in grado di intendere e di volere, perché nella diagnosi c'è scritto così, no? E invece ti devi inventare un altro modo di vivere, che però posso dire questo: nella vita ti aiuta, ti ammazza, ma ti aiuta, perché nel mio caso è come se una parte di me fosse completamente seppellita. Poi il paradosso è anche che io ero incinta di Alma, ma vivevo ancora a Roma, quindi mi sono trasferita a Milano quando aspettavo mia figlia. Quindi ho avuto per 30 anni una vita a Roma, senza autismo, senza pensieri di questo tipo, senza così. E poi quando sono venuta qua ho avuto un altro mondo che mi aspettava, che era quello di affrontare una disabilità importante, una condizione difficile, che tutti i giorni però la crei, eh? Tutti i giorni, non è che sei mai arrivato, sei sempre a un punto in cui devi fare una scelta e la condizione del territorio, dei servizi non ti aiuta, perché per farti valere poi c'è anche da dire che perdi il lavoro, perché per stare appresso a una realtà del genere, tu non puoi più permetterti di fare un lavoro come tante persone. Quindi uno dei due deve stare a casa. Se no, che fai? Chi è che tiene? Non è che chiami il babysitter per una ragazza autistica, eh? Babysitter non ti viene, devi chiamare l'educatore, lo specialista. Devi chiamare quello. Cioè, a volte le situazioni si complicano in una maniera pazzesca. La vita veramente è difficile. Ma in queste difficoltà è come se diventi più intuitivo, più sensibile a tanti argomenti, non solo all'autismo, alle diversità, all'essere differenti. E questa cosa è molto bella, devo dire. È una scuola che tu fai, anche se non è riconosciuta da nessun titolo. È una formazione che tu hai. Invece quello del genitore spesso è visto come un ruolo palloso, perché è quello che poi va a lottare, a chiedere, a pretendere, no? Che si facciano determinate cose e nessuno vuol farle. Nessuno si mette in gioco, capito? Emanuela, potremmo proseguire. Noi Lo so. prendiamo lo spunto di questa pausa No, guarda, una bella chiacchierata, veramente. ci sono elementi da proseguire. Io proprio Sì. sono non, come dire, su quella che possiamo chiamare così la testimonianza di vita, la testimonianza civile di questa cosa, potresti scrivere un libro. Non solo possono scrivere i libri
di Asperger quelli che stanno passando il mito che addirittura sei più intelligente, sei quasi, ma diciamo che sono le parole di uno scritto, io anche quelle che sento qui, quindi potrebbe anche diventare proprio per questa. E quello che hai detto oggi, distinguendo proprio, no? Mi dicevi, io avevo dato un titolo così, mi capita, no? Dico intervista all'autismo, no? E tu mi hai detto facciamo persone e autismo. E allora lì io mi sono trovato con la distinzione, no? Ma cioè, un conto è la presunta malattia e un conto è la nominazione di malattia, la diagnosi di malattia, il male incarnato in una parola, questo approccio demonologico che non è, e qua emergono quest'altra cosa, difficilissima, ma quest'altra cosa, se c'è lo spunto puoi scrivere, non c'è bisogno di Ti fare, ringrazio, non ti c'è bisogno ringrazio. Sì. di un librone. Grazie, Emanuela. Alla Grazie a te. prossima. Alla prossima.